Eccoci tornati in diretta per il nostro evento principale di questa settimana dell'HR, dedicata all'HR. Parola chiave di questo blocco è flessibilità, lo abbiamo già detto prima della pubblicità, flessibilità coniugata con i nuovi modelli organizzativi che tutti noi abbiamo dovuto cominciare a valutare in questa fase di ripartenza. Io saluto subito i relatori che parleranno con me perché non voglio rubare il loro tempo. Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale Università degli Studi di Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Loretta Chiusoli, Corporate HR and Organization Processes Senior Director CRIF. Buon pomeriggio, benvenuta anche a lei. Grazie, buon pomeriggio. Ritroviamo Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director Coca-Cola HBC. Buon pomeriggio. E saluto e ritroviamo Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex. Ben trovato anche a lei. Ari, buon pomeriggio. Ari, buon pomeriggio, ha ragione. Allora, io partirei dal professor Solari, proprio perché dalla parola flessibilità dobbiamo cercare di capire come è possibile, onestamente, perché poi è questo lo scopo delle nostre tavole rotonde, riuscire ad ottenere gli obiettivi aziendali, però garantendo anche questa maggiore flessibilità, no? Che abbiamo acquisito e che dobbiamo forse imparare ad acquisire nei nuovi modelli di organizzazione lavorativa. Ecco, come fare? Partiamo da qui. Sono tre le componenti essenziali. Da un lato c'è un tema di purpose diffuso, le persone devono sapere in ogni momento qual è il rapporto tra quello che fanno, gli obiettivi complessivi dell'organizzazione, devono averlo acquisito, devono comprenderlo, devono saperlo declinare nell'attività anche specifica che stanno facendo. Due, secondo elemento, dei sistemi di definizione degli obiettivi molto flessibili e conversazionali, vanno di moda oggi gli OKR, Objectives and Key Results, creati a suo tempo da Andy Grove in Intel e poi strutturati molto nell'esperienza di Google, che sono un modo per dare continuità spazio-temporale all'azione organizzativa collettiva di due persone. Sono peraltro anche molto semplici, di fatto open source. Tre, c'è la necessità di potenziare tantissimo la capacità di acquisizione dei dati da parte delle imprese, non per verificare necessariamente se le persone lavorano o meno, come talvolta sento dire. A mio avviso, come dire, sono poche le energie di chi gestisce le organizzazioni, se poi le mettiamo in cose un po' ottocentesche stiamo davvero buttando via le nostre capacità. Quindi acquisire questa capacità di avere dati che ci danno un'idea di come l'organizzazione sta funzionando. Questi tre elementi, che sono a mio avviso di base nel disegno dell'organizzazione del futuro, poi si devono accompagnare a delle figure manageriali che abbiano la capacità di fidarsi delle persone, che abbiano la tenuta emotiva quando le persone stanno lavorando senza poter essere osservate e che quindi siano in grado di sostenere l'incertezza che ne deriva, insomma quelli che io nel mio libro recente chiamo i freedom manager. Ah, ok, perfetto. Libro che leggeremo tutti quanti, ovviamente, professore. Allora, dottor Cappuccitti, prima mi deve rispondere proprio in 3 secondi sì o no alla domanda che un'amica che ci seguiva prima ci ha fatto. Prima abbiamo parlato del galateo dello smart working. Mi chiedeva una telespettatrice se è consultabile anche all'esterno o è solo un documento interno aziendale. Può essere consultato, lo posso mettere a disposizione dalla vostra redazione, voi sì, lo potete condividere. Va bene, allora chi ci ha scritto ci riscriva, insomma, anche su Facebook quando avremo il documento, lo condividiamo molto volentieri. Perfetto. A questo punto resto da lei, dottor Cappuccitti, perché abbiamo parlato della presenza fisica, che in questo contesto è un punto d'attenzione. Però, insomma, mi viene da chiederle come pensate di gestire, per esempio, il tema della socializzazione culturale tra le persone, la condivisione di un clima aziendale. Proprio anche in questi rapporti che si sono modificati. Allora, la fisicità rimane, al di là di questo periodo molto emotivo dove tutti pensano che non si tornerà mai in ufficio, e invece io non sono assolutamente d'accordo, perché di fatto alcune aziende tipo la nostra aveva già ridefinito lo spazio negli uffici, e quindi già prima del Covid facevamo un giorno e mezzo di smart working. La socialità rimane. Ieri ero affiancato sul mercato in centro a Roma con una collega, mantenendo le distanze di sicurezza, con le mascherine, tutti i materiali di produzione individuale in dotazione, e quindi secondo me questa cosa non verrà meno, anche perché ricordiamoci ci sono anche i neoassunti, quelli che sono al primo impiego, queste persone non possono essere lasciate allo sbaraglio, quindi da parte nostra c'è anche un'azione di mentoring nei confronti di queste persone per cercare di supportarle
un momento nel quale non c'è la fisicità, ma si tornerà sicuramente alla fisicità, e noi gradualmente stiamo andando verso il ritorno alla fisicità, considerando che poi ci sono aziende che producono tipo le nostre, e quindi necessariamente bisogna andare in fabbrica, necessariamente bisogna incontrare i clienti, non è possibile fare tutto virtualmente. Quindi superiamo le emotività del momento, manteniamo le distanze di sicurezza, rispettiamo tutti i protocolli di sicurezza, ma come dire, non evitiamo assolutamente i contatti fisici, ripeto, rispettando tutte quante le norme che il governo ha impartito. No, certo, questo sicuramente, però insomma bisogna trovare anche necessariamente un modo per stare vicini, rispettando le norme, che ci mancherebbe altro, garantiscono la nostra sicurezza. Dottoressa Chiusoli, qual è la sua esperienza in CRIF? Andiamo proprio anche nel merito, ribadendo quello che già chi l'ha preceduta ha fatto. Su quali regole è possibile disegnare il modello del futuro del lavoro? Ecco, riprendendo un po' il tema della fisicità, anche noi stiamo ragionando come tornarci, no? Secondo quale percorso? Stiamo disegnando un percorso che coinvolga i nostri colleghi, i direttori delle diverse sedi. Noi siamo più di 5.000 persone suddivisi su 30 sedi, per cui stiamo capendo da loro che tipo di esperienza hanno fatto in questo lockdown e che tipo, diciamo, anche di aspettative hanno per il futuro. Quindi li stiamo coinvolgendo in un percorso di ascolto, per accogliere, diciamo, richieste in termini di come gestire la fisicità in futuro, quali sono gli strumenti che servono, come ripensare anche le nostre logistiche, perché pensiamo a un futuro che possa mixare di più lavoro da remoto e lavoro fisico, ma con maggiori spazi anche per condividere, diciamo, aspetti di aggregazione e di coinvolgimento delle persone. Stiamo pensando anche poi una serie di documenti di riferimento, etichette di comportamento, quello che riguarda tutti gli aspetti digitali. Quindi diciamo che ci stiamo mantenendo abbastanza flessibili in un percorso che ci porterà a gestire il post-lockdown, mixando di più fisicità e lavoro da remoto, definendo un po' una ricetta che possa mettere insieme quelli che sono i comportamenti che in qualche modo guardi bene in camera, se no non la vediamo bene. Ecco, perfetto, insieme ai colleghi. Va bene, l'aspetto dello spazio, no? Quindi come ripensare anche gli spazi dove le persone si incontreranno, ma anche l'aspetto della pianificazione, quindi la progettazione del lavoro rispetto alle diverse dimensioni, quindi fisico e virtuale, cercando di raccogliere dati a supporto. Ecco, perché condivido molto l'elemento di darsi delle fonti di dati per capire i fenomeni come evolvono. Ok, perfetto. Anche questo è molto interessante. Io andrei da Olimpio Stucchi, perché riprendendo il concetto di smart working e i modelli di organizzazione flessibili, quindi il tema della flessibilità, parlando di flessibilità di prestazione, nuove strutture di remunerazione, vorrei capire con lei il ruolo della contrattazione collettiva. Già abbiamo parlato prima, insomma, anche nelle tavole precedenti di modelli contrattuali che devono cambiare, cioè, insomma, il concetto del lavoro che cambia. Da questo punto di vista, che cosa occorre dire? Due cose innanzitutto: se lo smart working nel futuro resterà l'esperienza che abbiamo fatto finora, probabilmente non c'è bisogno della contrattazione collettiva. Perché ad oggi lo smart working si regge sulla legge 81 del 17 e su accordi individuali. Più o meno non ci sono interventi della contrattazione collettiva. Viceversa, se dobbiamo andare verso un futuro di lavoro smart strutturato maggiormente sui concetti di flessibilità, conciliazione lavorativa, vita privata, autoresponsabilizzazione, lavoro per obiettivi e per risultati, dobbiamo pensare che invece un intervento della contrattazione collettiva sarà fondamentale, perché bisognerà innanzitutto ripensare i modelli contrattuali. La contrattazione più pertinente non è certamente quella nazionale, perché è la più distante dalle aziende. L'unica contrattazione che ci può aiutare nelle formule attuali è la contrattazione in prossimità, alla quale però già si può fare ricorso oggi, perché è strutturata in modo tale da poter essere immediatamente accessibile per una taratura dei modelli di smart working. Quindi fare un contratto di lavoro smart che preveda modelli flessibili
e adattati alle esigenze delle aziende, già oggi lo si può fare attraverso la contrattazione di prossimità, che aiuterebbe certamente a definire tutta una serie di punti fondamentali, tipo il luogo dove deve essere svolta la i luoghi dove deve essere svolta la prestazione di lavoro, la tutela dei dati aziendali, la disconnessione, la salute dei lavoratori. Tanti sono gli argomenti che meritano di essere messi sul tavolo. La sede della contrattazione aziendale è quella certamente più pertinente e che può incidere su tutte le norme applicabili, perché non dimentichiamoci che la contrattazione di prossimità può derogare sia alle norme di legge che alla contrattazione nazionale. Certo, certo. E questo è un atto non da poco. Sì, ecco, perché poi il timore è sempre quello che quando si parla di flessibilità possa trasformarsi in un attimo in precarietà ulteriore, no? È corretto avere questo timore? Poi chiudiamo. Allora, con il coinvolgimento dei sindacati attraverso la contrattazione di prossimità, questo è un rischio che viene evitato. E quindi, se può esserci un dubbio da parte di qualche lavoratore rispetto ad un abuso dello strumento, verrebbe superato attraverso coinvolgimento del sindacato. Certamente bisogna avere a che fare con un sindacato moderno, progressista in senso vero e reale, quindi non attento a conservare i modelli del passato, ma a guardare il futuro e ad adattare le esperienze che abbiamo fatto rispetto ad obiettivi futuri. Quindi vero progressismo. Va bene, allora io ringrazio Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex, anche per questa ulteriore precisazione, perché dobbiamo anche cercare di andare a risolvere gli interrogativi più di, rispetto al timore, no, che possiamo avere nel, per il cambiamento, perché il cambiamento un po' di timore lo mette, però insomma solitamente si dice che con il cambiamento si hanno anche delle ottime opportunità, quindi noi ci aggrappiamo a questo. Quindi grazie Olimpio Stucchi, grazie Emiliano Maria Cappuccitti, so che mi sta già mandando il suo galateo. Controllo tutto in tempo reale. Guardate, queste tavole rotonde, queste nostre settimane servono proprio per creare delle reti, no, e anche in questo senso, quindi vedete, una telespettatrice mi ha chiesto, abbiamo già avuto, quindi poi capiamo come fare a farlo avere a chi ci ha scritto. Grazie, grazie mille anche a lei, HR Director Coca-Cola HBC. Ringrazio anche Loretta Chiusoli, Corporate HR and Organization Processes Senior Director di CRIF, grazie per aver partecipato a questa tavola rotonda. Grazie, gentilissime, grazie a Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale Università degli Studi di Milano, che presto insomma leggeremo anche nel suo libro. Grazie. Grazie davvero. Grazie, ci mancherebbe. Buon pomeriggio a lei. Tra poco torniamo ancora con un altro spunto, anzi altri spunti. Processi e costi. Vi spieghiamo tutto tra poco, dopo la pubblicità.